Mia madre è preoccupata. Aspetta, posso? La rifaccio. Qui Diego è preoccupato. Molto preoccupato. Mi dice che non sa che fine farò a stare da solo in questa città. Sì, invece. Francese questo, eh? Francese. Contadino francese, c'est bon. Allora, guarda cosa c'è qua. Fai vedere, va. Mi mangi gli asparagi. Wow. Buon appetito, vecchio mangio. Buon appetito. Devi mangiare roba buona perché sennò ti perdi la voce, capito? Io canto lo stesso, sotto la doccia, devi sentire che concerti che fa. Tu sei un talento. Cazzo, cioè, ragazzi, cioè. Sai, la maggior parte dei cantanti soffrono di reflusso. E quindi nel periodo in cui ho le date, i concerti. Ma poi vengo a cena da te. Poi vieni a cena da me. E quanto dura sta roba? Mesi? Adesso sarò in tour fino a settembre. Ma è bello perché il motivo per cui fai musica è quello lì, quello poi di incontrare persone. Sì, in effetti i concerti dovrebbe essere quello, cioè come noi ogni sera ci esprimiamo. Esatto. Nel ristorante voi dovreste fare i concerti. Cioè, per quanto ci possa essere la routine, però ogni sera il tuo piatto è un piatto diverso. E ogni sera la mia canzone è una canzone diversa. Ovviamente gli ingredienti sono quelli, però... Sì, vabbè. Cambiano gli equilibri, anche involontariamente. E il pubblico suona con te. Capiomi. Quell'interazione lì è poi il senso di tutte le canzoni, sono un ponte verso qualcun altro, un incontrarsi. Hai anche una bella responsabilità, è come quando uno viene a cena da te, cavolo, e tu... Non so cosa vuol dire. E tu magari non sei soddisfatto quella sera per qualcosa. Capita, Capita, sono venuto da te a volte. No, sto a tirare fuori le bale adesso, Con te non è mai capitato, però capita. Vabbè, certo, è normale. 4 mesi, 5 mesi? Sì, però anche molto belli, viaggi tanto. Cos'è stato l'anno scorso, l'altro anno, che sei andato in giro per il mondo? Ho fatto un tour Europa e Stati Uniti. Quello figo, settembre-ottobre, bellissimo. Quello figo, eh. E devo dire che c'era più gente... non di lingua italiana che italiana. Ma pensa a te, quando sei andato c'erano tutta gente del posto. Tutta gente a Madrid, per esempio, erano tutti spagnoli. A un certo punto ho fatto una battuta tipo: vabbè, tanto capite tutti l'italiano, quanti di voi parlano italiano? Silenzio, e hanno alzato la mano in 20, in 30. Ho detto, non ci posso credere. Fantastico. Sì, perché questa cosa che ho fatto con l'Eurovision, non fare la gara, ma era durante comunque, il lockdown, no? Quello sì, lì. Primo era durante il lockdown, fare quella cosa nell'Arena di Verona. A casa tua, sì. Quella cosa lì ha fatto un po' il giro del mondo, perché era comunque un messaggio forte, no? Che andava forte. Oltre sì. Un'esibizione musicale. Bello! E poi è stato bello anche negli Stati Uniti. Ho suonato a Miami, Florida, New York, Los Angeles, San Francisco e poi sono stato a Toronto. New York è stato incredibile perché abbiamo suonato in questo mini jazz club, un jazz bar. Lunatico si chiama. Praticamente abbiamo improvvisato una serata con altri 3 musicisti brasiliani. Sì, incredibile, è stato pazzesco. E non era prevista sta non roba? Era tutto improvvisato. Però quello è il senso. Cioè incontrarsi, mettersi lì, avere una lingua comune che è la musica e lanciarsi. E la gente è impazzita perché quando succede qualcosa davanti ai tuoi occhi e tu vedi gli stessi musicisti che si esaltano, che per si gasano, cosa lì, e anche tu non puoi star fermo lì. È simile in cucina. Quando ci sono sti eventi dove ti trovi in gruppo e magari dici: ma sai che c'è? Fermo una roba fuori dagli schemi che non abbiamo previsto, ti metti a fare un piatto assieme, una figata. Questi? Puglia. Questi vecchio. Odore di odore casa. Di casa sì. Quando fanno proprio la filo. La pasta. Del... Il filo. Senti, ma quando tu fai i piatti, cioè fai tutto da solo? In realtà da solo non fai niente. L'idea magari parte da sola, ma io chiedo sempre se mi danno qualche input. E quindi dico: raga, adesso è primavera, cosa vi piacerebbe mangiare, no? E magari ti dicono: ma io mi farei una torta salata. Benissimo, torta salata. Oppure ascolto, gli dico sì, quella roba lì sì, quell'altra no. È un po' così, ecco, non per tutti. Ma la tua piatti. Ricerca? Improvvisazione. Sì, Però anche viaggio, immagino. Viaggio. Cioè, viaggiare. Provi diverse cose, poi vuoi riprodurle magari, oppure rifare una cosa che te la ricorda ma che è completamente diversa. Anche la musica è così, eh? Soprattutto la parte iniziale di tutti i miei lavori la
faccio da solo praticamente, no? Cioè mi devo isolare, devo stare in casa, faccio una cosa a chitarra e voce. Infatti, e poi, scusa, e pensavo poi, più. No, inizio così, però poi dico vabbè, ora ci metto un attimo la batteria giusto per capire un po'. Mm-hmm. Certo, senza il basso non funziona. Punto. Però poi è bello anche andare in studio, no? Perché poi c'è gli altri. A incontrare grandi musicisti, contaminarsi quel... Io tendo sempre... Dall'originalità anche, no? Sì, per me è importantissima l'identità. Perciò, non perché voglio essere più figo, più bravo, no, ma no, perché cavolo... Voglio essere unico. Mi capita spesso di incontrare, no, dei ragazzi che stanno iniziando, no? Mi dicono, dammi un consiglio. Io l'unico consiglio che posso dare è sì, te stesso. Anzi, la musica ti dà la possibilità di scoprire chi sei, di giocare anche con te stesso, di giocare con le tue fragilità e provare poi a spostare, no, l'asticella sempre un pochino più in là e andare ancora più in profondità. È anche molto difficile. E infatti vorrei capire cosa ne pensi adesso della musica di questo momento. Io credo sempre nella forza dell'emozione, cioè mi è capitato tante volte di stare, non lo so, in macchina, arrivare a cercare parcheggio sotto casa di notte e sentire partire una canzone alla radio e tu sai che quella canzone è per te. Cioè appena inizia immediatamente tu senti un collegamento, sai che sta suonando per te in quel momento e probabilmente sta suonando veramente per te. Io credo molto in quella magia lì. L'importante è, secondo me, che ci sia ancora qualcuno che ha intenzione di investire il proprio tempo e anche la propria esistenza, perché di quello poi si tratta, sulla qualità. Ogni quanto fai uscire un album te? Guarda, qua tocchi un tasto dolente, nel senso che oggi bisognerebbe far uscire un album... Ogni 6 mesi, ostia. Ogni anno, dai. Lo so. Una volta non era così vecchio. Io ci metto, di solito la media è 3 anni. Devi vivere. Cioè, non è se che... Se non vivi, non puoi... No, cosa, di cosa parli? Di cosa scrivi? Capito? Quindi devi startene in giro, devi contaminarti. E dopo questi 2 anni ne hai da scrivere. Abbiamo vissuto tutti un periodo di fortissima privazione, no? Sì. Della libertà, cioè, veramente... drammatico. Peso. Sotto tanti, sì, tanti, sì, punti di vista. E in quei momenti lì però la vita ti fa delle domande molto chiare, cioè ti chiede delle cose semplici e la risposta è semplicissima e tu sai qual è la risposta. Solo che ti spaventano anche quelle risposte, no? Cioè tu, tanti di noi forse hanno capito che in quei momenti lì hanno capito che la cosa bella era stare con qualcuno a cui vuoi bene e mangiare qualcosa a tavola e parlare. Bravo. Come stiamo facendo adesso io e te. Altri hanno capito che non volevano più stare in una grande città perché... È vero, bravo. Perché cosa fai? Sei rinchiuso in una stanza di sì, cemento. Cerchi la libertà vera e la natura, guarda. Questo l'abbiamo perso. Poi riuscire a darti delle risposte radicali è complicato perché metti in discussione tutto, un'esistenza intera. Tutto, infatti. Però io appunto in questo album tocco un po' queste cose qui perché le ho vissute, le ho sentite, ho provato, no, quella sensazione del sentir passare la vita e avere la sensazione di non riuscire ad afferrare. Ce l'abbiamo avuto tutti questi 2 anni, perché ci è scappato davanti. Allora, adesso prepariamo. Fragoline? Fragole, mozzarella e Barolo. Davvero? Con la mozzarella? Sì. Guarda che non è una roba studiata, quindi magari fa schifo, però insomma. Ok, mettila sopra così. Fai un... Così? Esatto. Madonna, sei diventato gomme. Tieni, sì. Gomme. Hai visto? Gomme, gomma. No? Scusa, Vabbè, latte e fragole. Cazzo, è come panna e fragole, Un po' di zucchero. Senti che roba. Scusa, allora. Migliore canzone dell'album. Adesso lo bevo. Scusa, ma se io ti dico miglior piatto tu mi dici qual è? Però aspetta, però ti posso dire secondo me qual è quello più azzeccato di questa carta e ti posso dire qual è invece quello più che ha più presa sul cliente. Così speciale sicuramente non a caso l'ho scelta proprio come manifesto anche dell'album, perché ha proprio una messa a fuoco su delle sensazioni che ho provato. Senti questa fragola che è così speciale con l'aceto balsamico di Modena, che gancio, neanche in radio to. Mm.
Ora che stare insieme è reato, non ho mica capito che nome dare alla mia solitudine, ma qualcuno me lo ha già consigliato, è un gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani, che mi bruciano le mani, che mi chiudo dentro casa per sperare in un domani, che non puoi darmi un bacio sulla bocca senza riempirti di interrogativi, e i giorni allegri sembrano così lontani, quegli abbracci spensierati che scambiavo con gli estranei, quando pensavo che bastasse un po' d'amore a cancellare tutti i nostri mali. E invece cos'è? Adesso cos'è? Questa paura che mi chiude in gabbia e che mi fa pensare a quanto fosse tutto così folle, tutto così speciale. Avrei dovuto darti un altro bacio e dirti aspetta che ritorni il sole, invece di lasciarti andare via, invece di lasciarti andare. Madonna vecchio. Beh, è un po' bucolica, dai. Brivido, cazzo. Sia Buco Nero che Lasciati Andare, ma anche Che Casino, che è un altro brano su cui... Uh-huh. Sono dei brani in cui ho sperimentato un po' di più, mi sono anche distaccato un po' di più da quello, no, che uno magari si aspetterebbe da me. Per esempio, in Ci Vorrebbe un Miracolo ho provato un po' a raccontare il caos in cui siamo tutti immersi, no? In cui ognuno deve dire la sua, in cui non ci si ascolta più, in cui ci si urla addosso, in cui si tende sempre a estremizzare, sì, a polarizzare tutti i costi, e bravo, non mettersi mai nei panni dell'altro, non bravo, provare mai a capire profondamente cosa può provare quella persona, no? Quindi indubbiamente le canzoni partono a volte da una cosa, da un sentimento che tu provi, ma che ovviamente deriva anche da ciò che succede intorno a te. Per quanto oggi noi ci pensiamo isolati, ma che isolati, siamo collegati l'uno all'altro. Certo. Ti posso chiedere una cosa? Tu perché ti metti gli occhiali da sole? Perché mi dà fastidio la luce negli occhi, che sta stracca, che... Sì, sì, non sono di quelli che va in giro con gli occhiali perché non vuole che gli vedano gli occhi, porco can! Allora, gli occhiali da sole secondo me... Cioè, oltre ad essere bellissimi... Nascondono l'occhio. Beh, ti aiutano certe volte quando fai serata. Madonna, il giorno dopo. Cioè, Madonna, il giorno dopo ti metti quello e dici, però dai, sono presentabile, esatto, comunque. Poi appena lo togli la gente... Sì. È una canzone che è nata in realtà da un discorso che stavo facendo con questa mia amica, in cui parlavamo proprio del fatto, no, delle aspettative di una vita, di ciò che uno... Beh, quello che ti dicevo la settimana scorsa, che... Tu non ce lo vedi un diodatino? Ma che fa? Occhiali da sole. Non ce la posso perché fare. Perché l'ho scritta io in realtà questa canzone, porca miseria. Mia madre è preoccupata. Aspetta, posso? La rifaccio. Qui Diego è preoccupato. Molto preoccupato. Mi dice che non sa che fine farò a stare da solo in questa città. E ho visto quel mio amico con la sua famigliuola. Quindi non sei tu. Mi ha detto, amico attento che il tempo vola e la vita lo sai, è una sola mai. Ancora in giro con chi è come me, a prenderci la notte pur sapendo che domani viene a chiederci perché, ma si staremo a vedere. Ma con gli occhiali da sole in faccia per non farvi vedere cosa portiamo giù in fondo agli occhi e vi offriremo da bere. E ad ogni vostro come stai, risponderemo in fondo, dai, va tutto bene. Ma sì, dai, va tutto, ma sì, bene. Madonna!
Vedi qua. Che cazzo! Vabbè, ti volevo ringraziare perché mi hai fatto vivere una giornata. Dobbiamo ringraziare Tuorlo perché, insomma, devo dire che c'è stata un'organizzazione veramente. No, coi fiocchi. Ma poi, scusa, non ti ho fatto vedere, ma avevamo anche. Per tutto questo ben di Dio. Era anche tutto questo lì dentro? Era tutto qua, sei cazzo. Mary Poppins. E certo, è certo, tu apri, cioè, e escono le cose. Fragole, sì, così. E questa è la magia di Diego. Questa è la magia, la magia. Io ci ho messo la magia, vedi? Loro ci hanno messo l'organizzazione, però, Vabbè. Andiamo qua noi. Sì, se finiamo la boccia, dormiamo. Sì, andiamo pure un attimo. Che cazzo è, oh? Ci stiamo un pochino. Cosa sta da Dio, vecchio? Oh, così, guarda. Oh, era così. Un po' che non mi stendevo la schiena, proprio mi stendevo. Madonna, ecco, allora, se guardi adesso. Ma secondo te adesso guarda, la scia. No, neanche questa, vedi? Ti prego, non mi parlare di scia adesso. No. Ma siamo così bene, rilassati, non mi devi parlare.